Oggi prepariamo un dolce al cucchiaio facile e delizioso, dovete provarlo. Dei semplicissimi ma super buoni bicchierini con pan di stelle e mascarpone. Iniziamo preparando la crema. Per prima cosa dobbiamo mettere all'interno di un pentolino 2 cucchiai di zucchero e l'acqua. In seguito porteremo il tutto sul fuoco e facciamo bollire. Questo ci servirà per pastorizzare le nostre uova, perché prepareremo la crema come quella del tiramisù. Mentre il pentolino è in fuoco, separiamo gli albumi dai tuorli. In una ciotola vado a mettere i tuorli e nell'altra gli albumi. In seguito iniziamo a montare gli albumi a neve. Quando sono semi montati, versiamo dentro metà del nostro sciroppo che deve essere bollente. Continuiamo a montare ancora finché non sentiamo che la ciotola sia un pochino raffreddata. In seguito andremo a fare la stessa identica cosa con i tuorli. In questo modo pastorizziamo le uova. Montiamo bene bene finché non otteniamo una crema di un colore giallino chiaro. Ora non dobbiamo fare altro che aggiungere il mascarpone alla nostra crema di tuorli e sbattere bene. Ecco qua, adesso dobbiamo incorporare i nostri albumi che prima abbiamo montato. Mescoliamo facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, così. La crema è pronta, assembliamo il dolce. Prendiamo un bicchiere, bagniamo il biscotto pan di stelle all'interno del caffè e andremo a fare degli strati di biscotti alternati alla crema. Fate quanti strati volete, io vi consiglio di farne almeno 4-5. In questo caso ho scelto di non zuccherare il caffè perché secondo me non serve, il biscotto è già dolce, la crema anche, quindi secondo me è inutile metterci dello zucchero all'interno del caffè, ma se volete potete anche addolcirlo con 1 o 2 cucchiaini di zucchero. Volendo potete aggiungere anche un po' di liquore al caffè, ovviamente il caffè deve essere freddo, ci sta bene per esempio un goccino di rum. Come potete vedere è veramente semplicissimo, basta alternare dei biscotti bagnati con un po' di crema. Ecco qua, bicchierino pronto, una volta che sono tutti quanti pronti li mettiamo all'interno di un contenitore e andremo a metterli in frigorifero per almeno 3-4 ore. E questo è il risultato. Non potete capire quanto è buono questo dolce, ragazzi. Provatelo e fatemi sapere lasciando un commento qua oppure sul sito. Un bacione e ci rivediamo prestissimo, sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!